questo festival, io come ha detto anche il sindaco che verrà ospite l'8 di settembre qui, per la mia testardaggine, conciutaggine, ho voluto continuare. Sono stata un po' presa da mille dubbi, perché l'ente regionale e l'ente e altri enti, ma soprattutto l'ente regionale, prima delle votazioni è stata fatta un taglio proprio incredibile, una falciata alle associazioni culturali, tra cui anche Musicarte, e questo è stato un'offesa nei nostri confronti, perché noi viviamo, gli artisti vivono di arte, però è anche vero che noi siamo indispensabili, non voglio peccare di presunzione, io parlo della categoria degli artisti, degli addetti alla cultura, perché una società se progredisce è grazie appunto alla passione e al talento degli artisti. Gli artisti presenti in cartellone, come ogni anno, sono tutti artisti abruzzesi, anche quest'anno. Poi a un certo punto, collegandomi al discorso di prima, il 9 luglio è venuto in postino per la settima volta, ho ricevuto la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ci sarà una cerimonia ufficiale l'8 di settembre. Perché l'8 di settembre? Io ringrazio il Presidente della Repubblica perché dovete sapere che la mia spontaneità ormai è nota a tutti quanti e ogni anno scrivo caro Giorgio, carissimo Giorgio, e gli racconto un po' dell'attività dell'associazione musicale. Noi in passato abbiamo fatto delle cose, siamo andati addirittura a suonare anche nelle tendopoli durante il terremoto, dopo il terremoto, abbiamo fatto concerti per Amnesty International, per l'Emergency, per i Medici Senza Frontiere, e continuiamo anche quest'anno. Ho deciso così all'ultimo momento, perché ho dovuto aspettare un po' in ritardo, perché ci sono state le votazioni, come sapete, anche al Comune di Pescara, con il ballottaggio, e quindi c'è stato un estremo ritardo, di organizzare questo festival e dedicarlo a una persona importante. A Pescara è stata ricordata la figura, io non voglio fare polemica perché non è il caso, spesso è stato ricordato questo Gabriele D'Annunzio, forse un po' troppo, anche se è un grande poeta, un grande artista, un artista che è nato a Pescara, però ci sono tante persone da ricordare, tanti artisti così come Flaiano, Federico Caffè, Andrea Pazienza, Cascella, Michetti, eccetera, ma anche un giudice, il giudice Emilio Alessandrini, che nel 1979 è stato ucciso a Milano dall'esponente di Prima Linea, che era un'associazione criminale, filo Brigate Rosse, e il giudice Alessandrini aveva 36 anni quando è stato assassinato barbaramente e portava il bambino di 8 anni a scuola, faceva la seconda elementare, che adesso è il nostro sindaco, cioè Marco Alessandrini. Marco è rimasto molto contento naturalmente, e io poi sono amica di Nicola Trifuoggi, il magistrato, il grande magistrato, che conosceva Emilio Alessandrini, perché più o meno forse avrebbero la stessa età oggi, e quindi così in 2 minuti abbiamo organizzato questo evento, cioè di ricordare, ma ricordare come, non come figura che non c'è più, ma come una figura che c'è sempre, perché queste persone hanno insegnato noi di avere tanto coraggio nella vita, non solo gli artisti, ma anche persone come i magistrati, i medici, eccetera. Quindi la mia scelta non è stata assolutamente una scelta politica, come mi hanno detto, ma è stata una scelta dettata dalla mia sensibilità e dalla cultura e dalla, appunto da un'intelligenza culturale che fa parte di tutti gli artisti presenti quest'anno in Cartellone. Sono stata costretta quest'anno a mettere in ingresso libero, come ho fatto sempre, con offerta libera, sia perché siamo, come ogni anno, 2 anni fa abbiamo spedito, vi ricordate, all'ospedale in Etiopia con il dottor Franco Ciampaglia,
due anni fa la raccolta per Amnesty International, quest'anno una parte per l'associazione, perché appunto non ha avuto nessun fondo, purtroppo, il prossimo anno sicuramente sì, perché abbiamo delle persone che sicuramente sono molto più sensibili alla cultura e alle arti, e anche per altri enti morali che vi spiegherò di volta in volta. Quindi mettere un euro per questo festival significa comunque vedere e assistere a 11 appuntamenti la sera gratuitamente. Allora, l'inaugurazione è stata appunto voluta anche la notte di la sera di San Lorenzo, dove si possono esprimere dei desideri. Il desiderio più grande è quello di diffondere la musica colta, perché nelle sere estive abbiamo le sagre, ogni radio che accendiamo mi viene molto a stomaco, sagra di qua, sagra della rotticina, della pecora, delle fritture, delle frittelle, delle patate fritte, di tutto, però è anche intrattenimento musicale, sfida di moda, eccetera, eccetera, però c'è anche Bach, c'è Beethoven, c'è Vivaldi, c'è Mozart, ci sono le opere liriche, c'è la danza classica con la professoressa Sartorelli che è qui presente, ci sono i pianisti, ci sono le orchestre, ci sono i cori folcloristici, i cori sacri, polifonia, eccetera, eccetera. Quindi insisto da quest'anno, ma anche quest'anno vorrei fare nel periodo natalizio, e già mi hanno strizzato l'occhio positivamente, di fare altre manifestazioni di questo genere per arricchimento appunto culturale, che sicuramente fa sempre molto bene alla nostra salute, che a volte è un po' troppo piena di Facebook, Twitter o altro. Allora, parlo del concerto di questa sera. Loro sono quattro solisti che si sono messi insieme, che sono quattro clarinettisti. Il clarinetto è uno strumento eccezionale, è uno strumento considerato un po' da banda, ma in realtà ci sono tantissimi concerti. C'è il concerto per clarinetto e orchestra di Mozart, che è di una bellezza incredibile, che ha scelto anche il film Comencini, L'Incompreso, ricordate, come colonna sonora. È uno strumento molto delicato, ci sono dei pezzi di Debussy pure, se avete modo di ascoltarli con il clarinetto. Loro sono quattro solisti, ognuno di loro suona in varie orchestre, anche nazionali e internazionali, e hanno deciso di mettersi insieme e fondersi in questo quartetto Settini. Settini è stato, poi lo spiegheranno anche loro, uno dei più grandi clarinettisti e docenti di clarinetto a livello internazionale. Lui era, ecco appunto, di Pescara, ecco un altro artista. Lui ha insegnato per tantissimi anni al Conservatorio d'Annunzio e anche all'Accademia Musicale Pescarese. Tra l'altro io conosco Leontino Iezzi, e devo spendere una parola, perché questo professore ha un grande pregio, cioè lui insegna musica al liceo musicale qui a Pescara, e ha formato, sicuramente il prossimo anno mi ha promesso che tornerà, ha formato un'orchestra con decine e decine di ragazzi, un po' filo Abreu. Abreu è un politico del Venezuela che ha formato la famosa orchestra Bolivar, no? E quindi lui si adopera molto per i giovani e per dare loro una spinta, per mettersi in luce, in evidenza, perché il ragazzo comunque deve avere anche delle gratificazioni nella propria vita, e grazie alla musica, la musica può essere un veicolo fondamentale. Quindi Leontino è veramente una gran brava persona, nonché professore di musica, come sono anche tutti gli altri esponenti. Il quartetto è formato appunto, vi presento i quattro maestri: Leontino Iezzi, Andrea Cremonese, Mariano Capilano e Rocco Masci. Siete anche dei maestri, di solito vengono molto musiciste femmine e il pubblico maschile è contento. Stasera pubblico femminile. Allora, vi prego cortesemente di spegnere i cellulari e di non interrompere con passaggi strani qui davanti, anche perché abbiamo la ripresa di
del mitico Giancarlo Ranieri. Facciamo un applauso perché questo ragazzo mi prende tutti i concerti e li posta su YouTube, dove c'è proprio un canale musicato ormai, quindi lo mettiamo musicato, il giorno dopo viene tutto il concerto. Quindi io ringrazio tantissimo, come ringrazio anche il presidente dell'associazione musicale Renato Caldarale, le collaboratrici Emma Di Felice, Emanuela Zanca, stasera abbiamo anche il fotografo di Francesco. Ringrazio di nuovo il sindaco Marco Alessandrini, di cui ho parlato prima, e l'assessore di Iapo, insomma tutte le persone che mi hanno creduto in questa avventura del 19° anno. Grazie mille, buon ascolto. Thank you.
Buonasera a tutti, io sono Rocco Masci, vi condurrò durante questo viaggio. Siamo partiti da Mozart. Mozart perché? Non perché tanto storicamente è conveniente partire da Mozart o dal Dittore da Johann Sebastian Bach o ancora indietro. Perché Mozart è stato colui che in un certo senso oggi diremmo è stato colui che ha fatto sì che il clarinetto diventasse uno strumento di moda ai suoi tempi. Il clarinetto nasce alla fine degli anni 600, cavallo del 700, era uno strumento sconosciuto, brutto da sentire, un suonaccio veramente brutto. Mozart conobbe il clarinetto in un suo viaggio, in uno dei suoi viaggi a Mannheim, se non ricordo male, e la sera stessa scrisse al padre, ecco perché possiamo affermare queste cose, e dice, caro padre, ho avuto l'occasione di conoscere questo strumento nuovo che si chiama clarinetto, anzi all'epoca si chiamava clarino, perché viene da un'antica tromba, uno strumento molto chiaro, e dice, sapeste quanto è bello il suono, magari potessimo tenere anche noi dei clarinetti a Salisburgo. E non a caso, di lì a poco, con la clemenza di Tito, introdusse il clarinetto con dei suoni molto belli, molto particolari, e di lì poi, oltre lui, anche altri si innamorarono di questo strumento. Quindi noi abbiamo voluto omaggiare il nostro, diciamo, Mozart in questo modo. Adesso andiamo avanti con, un piccolo salto in avanti, con Rossini, La Scala di Seta. Ovviamente i brani, almeno questi primi due brani che sentirete, cioè che avete sentito e sentirete, sono brani non originali, perché sapete bene che Le nozze di Figaro, che abbiamo appena eseguito, non sono per quattro clarinetti, ma per un'orchestra intera, e così anche La Scala di Seta. Thank you.
Thank you.
concludiamo la prima parte di questo concerto con un brano assolutamente conosciuto, famosissimo, è un arrangiamento tutto nostro di Vincenzo Monti, La Ciarla. Dopodiché faremo veramente solo 5 minuti di pausa per continuare la seconda parte. Thank you.
scusa. Sì. No, volevo chiedervi se potevi così illustrare un pochettino di più la figura di Settimi. Allora, intanto partiamo dal nostro gruppo, perché Settimi? Sì, adesso tu non ti riposto, Rosì. No, io non prendo neanche la pausa perché non sono abituato a fare la pausa. Dunque, allora, il quartetto Settimi nasce perché intanto nasce quindi 11 anni fa, e da allora praticamente siamo sempre gli stessi, siamo sempre insieme, ma soprattutto perché siamo tutti, bene o male, cioè chi comunque ha fatto percorso di studi regolari, chi per poco tempo, ma comunque siamo stati tutti alunni, abbiamo studiato politica sia in conservatorio che in accademia, come hai detto prima. E niente, a figura di Settimi ti devo rettificare qualcosa, non è pescarese, anche se è vero che ha insegnato sia all'accademia che al conservatorio, è nato a Teramo, è stato a Chieti ed è stato il primo gradimento. È stato il primo gradimento della famosa banda di Chieti che nel 45 andò in America. Allora, su Settimi si dicono tante cose, quindi dico soltanto due, che è il famoso Benny Goodman, quando Settimi arrivò in America, andò a prendere con la sua limousine, sì, e tutte le mattine se lo faceva andare a casa sua per studiare insieme e capire determinate cose, soprattutto per esempio il glissando, che poi più tardi vi farò sentire. Il glissando. Che forse se ci riesco la faccio sentire dopo. Quindi stavo dicendo, sì, quindi Benny Goodman è così. Vi dico un'altra cosa, voi avete sentito sicuramente parlare qualche volta del moto perpetuo di Paganini, che è un brano per violino e di una difficoltà, di una virtuosità estrema. Bene, la banda di Chieti, di oltre 100 elementi, sfilava sulla quinta strada di New York facendo il moto perpetuo a memoria. Cioè, lo potete sentire su YouTube, c'è un canale Banda di Chieti del 45, c'è qualcosa, andate a sentire. Io ho sentito le registrazioni, è incredibile. Poi l'altra cosa invece, sempre nella tournée South Germania, Settimi invece fu portato in ospedale. Perché in ospedale non si sentiva male? Perché non riuscivano a capire come mai lui riuscisse a fare questo. Si chiama staccato, cioè con la lingua si batte forte sul... E allora, no, è impossibile, tu hai qualcosa dentro la bocca, lo portavano a fare le lastre alla tutta la bocca, la lingua, per capire se avesse qualcosa di strano. Era così, sono doti naturali che possiamo studiare anche 100 anni, ma alla fine o ce l'hai o non ce l'hai, non c'è. Altro? No, ho sbagliato. Dunque, Pescara Chieti c'è sempre questa cosa. No. Cioè, l'Europa Unita, sì, ma Pescara Chieti. Pescara Chieti, sempre una. Che tutti i musicisti, tutti di Chieti siete. Cioè, il cappellone è praticamente tre quarti, perché c'è una grande tradizione in Teatro Marruccino, la settimana prossima, la processione di Santo. Sì, lo so, io sono pescarese. Però mio padre era dell'Aquila, quindi qua. Diciamo sto metà strada. La usciamo che dei campanilismi e torniamo al quartetto Settimi. E adesso siccome non c'è sulla brochure, un gruppo nato 11 anni fa, abbiamo suonato in lungo e largo, tournée canadesi, australiane, insomma in tutta Europa, e quindi ci siamo divertiti, che non ci divertiamo. Siamo quattro amici che adesso non. Forse tra di noi lo possiamo dire, noi non suoniamo perché dobbiamo essere pagati, perché noi suoniamo perché ci vogliamo divertire, vogliamo far divertire questo impasto. Per il resto i soldi sono un'altra cosa. Ecco, i soldi sono un'altra cosa, è vero, perché i soldi sono pezzi di carta, alla fine non hanno nessun valore, cioè è come la carta, insomma. Si possono spendere bene i soldi quando una persona ha i soldi. Voi non avete idea, adesso è giunto il Presidente del Consiglio Antonio Blasioli che deve parlare, sicuramente deve illustrare questa manifestazione che è
lui è stata una figura preziosissima per la riuscita di questo festival. Di quanti sponsor all'ultimo momento io ho chiamato, imprese edicole, imprese, fondazioni bancarie, eccetera, eccetera, tutti mi hanno detto la stessa cosa. Questo se lo vuoi guardare su YouTube, non c'è problema. Allora, ma questa manifestazione, dopo c'è la degustazione, ma poi c'è il buffet, ma poi c'è la sfilata, ma poi c'è l'omaggio, non so, alla rockstar. Quando parlo di musica classica, giustamente, è come se sto parlando di, non lo so, una cosa impenetrabile. Invece la musica classica, come abbiamo sentito, ascoltare concerti di musica classica come quello di stasera è un evento, perché l'evento è una parola che significa cosa raro, è una cosa che non succede spesso. Infatti, anche in televisione, per ascoltare un concerto di musica classica dobbiamo aspettare alle 4 la mattina su Rai 3, se pure. Quindi è una trasmissione evento. L'evento vuol dire che nei cartelloni estivi non c'è. Quindi se è un evento, quindi sponsorizza dell'evento. Ma noi siamo stati superiori a questo, quindi chi se ne frega degli sponsor, quindi che andassero a finanziare gli arrosticini, le frittelle, che poi fanno il colesterolo, tra l'altro. E l'intrattenimento, perché l'intrattenimento è una cosa, la musica d'ascolto è cultura. Quindi, come ho scritto qua la frase di Beethoven, la musica aiuta a tirarci su dalle miserie di questo mondo che appunto sappiamo quello che stiamo attraversando. Chiamo Antonio Blasioli, che il 448 mi ha risolto il problema, posso dire, logistico dell'aurum. Devo dire veramente che questa giunta di giovani, mi ci faccio pure io, anche se insomma ho passato abbastanza, mi ci sento bene, perché ho a che fare con persone che con due secondi mi hanno risolto alcuni problemi, tra cui appunto Antonio, il nostro presidente del Consiglio, ha risolto il problema della logistica. Sono venute in un concerto con quattro clarinetti e questa sera ci stanno 17 sagre, le contate, più anche un matrimonio, il tuo, cioè devi scegliere, si è sposato stasera, infatti, sì, poi ci stava la sfilata di moda, poi ci stavano altre cose anche in playback, ma sono girando anche concerti in playback dove vengono pagati i musicisti rock. Che si fa? Ma certo che te lo do un bacio. Prego. No, non c'è problema, prego Antonio. Va bene. Allora, io il microfono lo devo alzare un pochino. Io volevo fare soltanto un saluto questa sera e ringraziare Gabriella, perché con il suo impegno ci dona quest'anno la 19ª edizione di Musica Arte nel Parco. L'Aurum è lieta di ospitare, l'amministrazione comunale ha fatto il possibile in questo periodo di crisi, diciamo, per venirle incontro, e devo dire che io la ringrazio in maniera particolare, uno perché suonano e cantano solo abruzzesi in questo festival, e mi sembra una cosa molto importante nel momento in cui nessuno è profeta in patria. Bravo, bravo. E poi la volevo ringraziare in maniera particolare, perché mi spiego una cosa, non mi dilungo moltissimo. Il 7 luglio sono diventato presidente del Consiglio Comunale di Pescara. Quindi a circa un mese da oggi, più o meno, no? 33 giorni. 33 giorni, E mi hanno detto: guarda che c'è una manifestazione importante da ricordare quest'anno a Pescara, perché ad agosto si festeggiano i 90 anni dalla Coppa Cerco. Ed è una manifestazione molto importante. Io questa sera vi ho portato due, ma ne ho soltanto due, delle cartoline commemorative che ha stampato il Comune di Pescara, e che distribuiremo ai pescaresi o tramite l'amministrazione comunale che vuole venire in comune, oppure la sera del 22 di agosto, quando Gabriella ci ha consentito di avere qui una serata dedicata interamente alla Coppa Cerco, quindi uno spettacolo, un gemellaggio così, diciamo, improvvisato all'ultimo momento, con una telefonata
che si sposa anche con un altro incontro dibattito che terremo il 19 di agosto alla Sala Termini in Consiglio Comunale, dove tante persone esperte, appassionate, ma anche tanti giovani, guardate, ricorderanno la Coppa Cerco, che era una manifestazione molto molto importante a Pescara, che ha dei record internazionali fondamentali che forse pochissimi conoscono. Voi dovete sapere che per esempio la Coppa Cerco per un anno fu Formula 1 ed è la, diciamo, il percorso, si dice così, la pista che detiene ancora oggi il record di lunghezza, 25 km 759 metri, non è stato mai battuto da nessuno. Quindi abbiamo tante cose a Pescara, un po' Pescara città dei motori, che purtroppo vengono ricordate dovunque nel mondo, in Inghilterra, in Germania, dove corsero, diciamo, queste macchine, e a Pescara molto molto poco. Ecco, noi ci dobbiamo impegnare un pochino di più, perché anche molte delle nostre strade, per esempio, riprendono il nome della Coppa Cerco. Via del Circuito viene chiamata così perché è il circuito della Coppa Cerco. Via Enzo Ferrari, perché forse tutti sanno che con l'Alfa Romeo il primo a vincere la Coppa Cerco fu Enzo Ferrari, e guarda caso l'ultima a vincere nel 63 fu la Ferrari. Quindi insomma, tanti piccoli aneddoti che verranno raccontati il 19, ripetuti qui il 22 sera in questo spettacolo che Maria Gabriella ci concederà, e poi abbiamo un'iniziativa da portare avanti, probabilmente il 10 di ottobre, il giorno di San Cerveo, cercheremo con delle macchine storiche di ripercorrere il percorso generale. Senza gara, qualche volta sbagliamo come amministrazione, però siamo veloci, come diceva Gabriele, siamo veloci e nella velocità qualche errore ogni tanto si può commettere. Grazie. Ciao Antonio, sarà presente appunto anche il 22 al concerto, io vi presento i musicisti.